Credo che la figura di Raffaele Fitto sia la migliore possibile, poi domani ne parleremo al vertice, poi ci sarà il Consiglio dei Ministri, ma mi pare che sia la persona più giusta, ci sia una convergenza da parte di tutti, perché ha grande esperienza ed è giusto inviare a Bruxelles un commissario che non faccia l'apprendista commissario, ma che faccia veramente il commissario, e Fitto è la persona più giusta, perché conosce sia il Parlamento, sia la Commissione, sia il Consiglio, quindi su questo c'è, credo, grande coesione da parte della maggioranza, ritengo che sia anche una scelta gradita qui a Bruxelles. Tra i grandi paesi siamo, diciamo, gli ultimi domani a esprimere il nostro commissario. Lei crede che questo ci possa un po' danneggiare nelle consultazioni per la Commissione, o è incidentale? C'è un termine entro il quale bisogna indicarli, non è una corsa chi arriva prima, importante è individuare un commissario che possa lavorare nell'interesse dell'Unione Europea, perché l'Europa ha anche bisogno dell'Italia, ha bisogno di un buon commissario italiano. Ricordo, siamo la seconda manifattura, siamo la terza economia, siamo un paese fondatore, quindi credo che la scelta giusta sia quella di buona qualità.